lunghi giorni e piacevoli notti, sono Roland e Shine e benvenuti a questo nuovo episodio di Game Battle, questa volta uno contro uno, dopo un paio di episodi in due contro due. Questa è la seconda mappa di una Game Battle che sto facendo, purtroppo la prima ho perso perché veramente laggava in una maniera assurda. Comunque sono riuscito a vincere lo stesso 4 round nonostante il lag, perché alla fine cerca di distruggere una modalità che, se guardi bene gli obiettivi, alla fine qualche kill la fai. Diciamo, se ti basi un po' sugli obiettivi e sull'esperienza, comunque qualche punto lo fai. Adesso speriamo di non laggare più, ragazzi, perché sto stando io questa volta, a differenza della prima. Ok, qua non l'ho visto, vediamo subito se è in rosso. Fatto, arato. Dove volevi andare, cicciolino? Comunque avete visto il mio schema, ho guardato prima in fondo, poi subito qua dentro dove c'è la fornace. Vedete, qua stavo guardando la fornace, non c'era nessuno, allora subito rosso. Non dovete esitare in quei casi, perché altrimenti vi puniscono. Addirittura da rosso a volte vi arrivano lì anche mentre voi state ancora guardando fornace. Quindi la velocità in queste azioni è essenziale. Difendere l'obiettivo. Ok, non è che mi fa paura sto avversario, anzi, mi sembra un gran nabbone, anche se le ha vinte tutte tranne una che ha fatto. Quindi provo a vedere subito il mid. Madonna, che camper! Arato! Adesso abbiamo rushato due volte, tra un po' mi tocca mettere la R anche a me. Guarda lì, per fortuna che non mi ha visto. Diciamo che qua mi è andata anche di culo. Non è uno che rusha questo. Inverti parti. La vedo male perché la prossima mappa sarà Octane. Vabbè, quasi quasi vi faccio un episodio extra e le posto tutti e due, perché questa qua la voglio vincere a tutti i costi. Dopo che mi ha battuto per il lag, guardate, c'ho sul nervoso. Ok, vediamo subito se passa da verde. Eccolo. Madonna, la rata. Ben fatto, Ghost. Ma va a casa, va. Vabbè, ragazzi, ho avuto anche un po' fortuna, perché ormai COD è basato molto anche sulla fortuna. Però è anche un po' l'esperienza, di solito non passano due volte nello stesso punto. E neanche io passerò due volte nello stesso punto stavolta. Infatti ho messo la R. Mi metto semplicemente qua in verde a difendere, perché temo che lui vada su container questa volta. Vediamo, lì non l'ho visto. Adesso ce la giochiamo un po' più con calma. Non voglio farmi uccidere stupidamente, perché magari si camperà in base suo. Sua, in base sua, più che suo. Siamo agli sgoccioli. Lo aspettiamo e aspettiamo che piazzi. Prendiamo bene la mappa, c'è tutto il tempo. Questo qua mi sa che alla fine piazza, ma proprio se non ha altre opzioni. Oh, aspettate un secondo, no, ho visto male, mi sembrava di vedere delle gambette. Eccolo qua, il nostro amico camperino camperoso che viene pian pianino verso l'obiettivo, madonna. Sono cattivo, ma perché c'ho proprio il nervoso dalla partita di prima. E non va bene neanche giocare col nervoso, però in questo caso abbiamo ancora abbastanza lucidità. Se faccio 6-0 godo. Distruggere l'obiettivo. Bomba acquisita. Ok, proviamo il rush mid. Non mi ha visto, quindi piazziamo subito. Mi ha visto. Si è svegliato anche il nostro amico, dai. Stavo un po' troppo andando diretto, diciamo. Hanno disinnescato la bomba. Ero troppo gasato. Vabbè, un po' di prudenza ci vuole. Insomma, sono passato in mezzo sperando che non mi vedesse nessuno. Qua non ho fatto una gran cosa. Dai, dai, abbiamo ancora tre round di vantaggio, quindi non sprechiamoli. Adesso provo a vedere subito se rusha là. No.
Vediamo se passa verde, cerco di spottarlo un secondo. Ok, fatto. Ah, stai laggando un po' anche te, eh? L'ho visto che andava un attimo a scatti, così impara. Quando sono host sono tutti dei campioni, insomma. La differenza è che io almeno 4 round glielo ho fatti quando stava lui. Inverti parti. Cerca e distruggi. Distruggere l'obiettivo. Abbiamo la bomba. Vediamo se ha un po' di coraggio e lascia ancora in verde oppure no. Se è lì dentro, no. Vediamo se in fornace nemmeno. Qui non l'ho visto. Proviamo a lasciare un secondo, cercando di vedere un po' tutta la mappa. Ma in verde ho già guardato prima, non c'era. Siamo agli sgoccioli. Allora, a volte camperanno proprio qua, davanti a legna, cioè là in fondo. Quindi diamo un'occhiata, non l'ho visto. Oh, un piazzo. A me non piace piazzare troppo tardi perché dopo. Diciamo che se l'aspettano che stai per piazzare, invece adesso si guardano ancora abbastanza in giro. No, da dietro. Due round si è fatto. Vabbè, buon per lui. Hanno disinnescato la bomba. Abbiamo perso il round, ma non è ancora finita. In effetti mi sono messo in un punto un pochettino esposto. Potevo Inverti giocarmela parti. meglio questa. Cerca e distruggi. Difendere l'obiettivo. Adesso mettiamo la R. No problem. E vediamo subito se viene magari da fornace o da rosso. Questo è un punto comunque molto trafficato. Siamo agli sgoccioli. Io ho il match point, quindi sono abbastanza tranquillo, lui invece adesso deve recuperare tanto, quindi in teoria è più in difficoltà lui. Eccolo là. È lì, vabbè, perdiamo tempo. Abbiamo tranquillamente visto. Vediamo se si espone da sopra rosso o se mi viene a challengeare. Cazzo, ha piazzato mentre ho lanciato la stun. Devo beccarlo. No, era lì Abbiamo perso il sdraiato. round, ma non è ancora finita. Non è così male, però. Ah, aveva il robo anti-stun pure. Non l'ho proprio visto, ragazzi, questo. Inverti parti. Cerca e distruggi. Allora. Vediamo di chiudere sto round, sto match più Distruggere che sto l'obiettivo. round. Ancora Bomba 3 finita. match point, quindi non sprechiamoli. Allora, proviamo subito a rushare, guardiamo come al solito gli angoli, mi sembra di non averlo visto. Vediamo se camperà in fornace, nemmeno. Andiamo a fare una controllatina in questo edificio, anche se ti possono un po' spottare, diciamo. Siamo agli sgoccioli. Ok, aspettiamo un attimo a vedere se passa, anche se sto attaccando io. Cioè, il giro che dovrebbe far lui questo, ad esempio, però appunto perché lo deve far lui, dovrebbe passare prima o poi. Adesso aspetto un po' a piazzare. Sono un po' alle strette. Qui non lo vedo. Devo provare a piazzare su B.
Adesso salterà fuori all'ultimo. Bomba piazzata! Vediamo se lo vediamo da qua. No. Vai, aspettiamo 2 secondi. Fatto. Sparato dove c'era la bomba. Stava disinnescando effettivamente. Vabbè, ho perso 3 round, però sono partito veramente bene a sta mappa. Adesso rimane l'ultima mappa, che sarà quella decisiva. Vedo di registrarla. Proviamo anche a cercare una kill pulita una volta, è uguale. Vediamo subito se rascia lì. No, se rascia qua, nemmeno. Ok, per ora non l'ho visto. Ehi, là, no, niente. Ogni tanto c'ho le traveggole. Questo è un ottimo spot, però ovviamente potete essere visti da tutte le parti. Anche lui non è che si fa vedere tanto, eh. Soprattutto all'inizio non lo riesci mai a trovare. Però ho sentito un cambio d'arma. Magari è qua sopra. Sì, è qua sopra. Vediamo se esce di qua. E voilà, abbiamo vinto la GB. Non ci siamo fatti vedere neanche troppo. Voilà, chiusa. Questa proprio la stavo cercando, sta vittoria, perché il primo round ho laggato proprio come un matto la prima mappa. Quindi niente, spero che comunque il video sia stato anche di vostro gradimento. Questo quittato perché probabilmente me la vuole contestare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e buon proseguimento. Intanto che io ovviamente dovrò caricare non solo il vostro video, ma anche quello di questa disputa. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.